Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo come realizzare insieme questo vaso di fettuccia dove poi potremo andare a riempirlo con i fiori per abbellire la nostra casa. Spero che questo progetto un po' più originale, diverso dal solito, vi piaccia. Scrivetemelo nei commenti e soprattutto fatemi sapere se possono interessarvi altri progetti realizzati con la fettuccia. Quello che ci occorre per realizzare questo progetto è un gomitolo di fettuccia da 400 grammi, un marcaponti e un uncinetto numero 7 con cui andremo a lavorare la nostra fettuccia. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, partiamo subito, dobbiamo andare a fare il cerchio magico. Quindi facciamo il nostro cerchio magico all'interno del quale dobbiamo andare a lavorare 8 maglie basse. Dopodiché tiriamo e andiamo a chiudere il nostro cerchio. In questo modo. Adesso per ogni maglia sottostante dobbiamo andare a lavorare un aumento, quindi dobbiamo lavorare 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Uno, rientro nello stesso punto e lavoro la seconda maglia. Adesso qui la prima, rientro nello stesso e lavoro la seconda. Quindi vado a lavorare 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Io nella 16ª maglia vado a mettere un marcapunto, quindi nell'ultima maglia di questo giro vado a inserire un segnapunto. Adesso nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa nel primo punto e 2 maglie basse invece nel secondo punto. Quindi una. Adesso rientro nello stesso punto e lavoro la mia seconda maglia bassa. Poi di nuovo una maglia bassa da sola e nel punto invece a fianco di nuovo andiamo a lavorarne 2. Nello stesso punto, vedete? Così. Adesso in questo punto di nuovo ne lavoriamo una sola e nel successivo andiamo a lavorarne 2. E devo proseguire alternando questi punti per tutto il giro. Quindi una maglia bassa in un punto e invece un aumento nel punto successivo, una maglia bassa in un punto, 2 maglie basse nel successivo e così via per tutto il giro. Allora, sono arrivata al fondo del giro e devo lavorare solo più un aumento nella maglia dove ho il segnapunto, quindi vado a toglierlo. Lavoro le mie 2 maglie basse e nell'ultima maglia bassa che sono andata a realizzare reinserisco il mio segnapunto. Adesso iniziamo un nuovo giro, nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse nei primi 2 punti, quindi una e una 2. E nel terzo punto invece andiamo a lavorare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Dopodiché andiamo a lavorare 2 maglie basse nei successivi 2 punti, quindi 1 e una 2. E nel terzo punto di nuovo andiamo a lavorare di nuovo 1 e una 2 e nel terzo punto un aumento e devo proseguire in questo modo per tutto il giro. Allora, ho terminato anche il giro, devo lavorare solo più l'ultimo punto, quindi tolgo il marcapunto e vado a lavorare il mio ultimo aumento.
In questo modo, dopodiché mi unisco nel punto successivo e chiudo con una maglia bassissima, perché abbiamo terminato il fondo del nostro vaso e dobbiamo andare a tagliare e a chiudere il lavoro. Facciamo passare il filo e voilà. Dopodiché giriamo il nostro fondo al rovescio, così facciamo un cappio d'inizio e andiamo a lavorare un giro in costa di aumenti. Quindi andiamo a prendere la maglia più interna, questa qua, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo rientriamo nello stesso punto e facciamo un aumento. Dobbiamo andare a fare un aumento per ogni punto, però prendendo in costa, quindi vedete, prendendo solo una delle due barrette che compongono il punto, quella interna precisamente, vedete, prendo solo questa. Quindi il punto è composto da queste due barrette, io prendo solo questa qui interna, mi inserisco e vado a lavorare due maglie basse all'interno dello stesso punto. Vado in quello successivo, di nuovo aggancio un'unica barretta e lavoro di nuovo due maglie basse. Vedete? Aggancio una barretta sola e lavoro due maglie basse. E devo proseguire così per tutto il giro. Una volta terminato il giro di aumenti, dobbiamo andare a lavorare a punto canestro, prendendo sempre però la maglia bassa in costa. Quindi vedete che aggancio, parto facendo una maglia bassa e aggancio solo la barretta dietro, e poi il punto successivo invece vado a fare punto canestro, quindi il punto allungato prendendo sotto. Dopodiché aggancio di nuovo solo la barretta iniziale, così, e il punto successivo invece vado a prenderlo giù basso, in questo modo. Quello dopo prendo di nuovo solo una barretta e lavoro una maglia bassa. Poi di nuovo punto sotto e faccio il punto allungato. Poi prendo di nuovo una barretta solo e faccio una maglia bassa. Vedete? Adesso di nuovo punto allungato e poi vado a prendere solo una barretta e faccio una maglia bassa. E devo alternare questi due punti per tutto il giro. Allora, guardate, ho terminato l'intero giro di punto canestro. Adesso iniziamo il giro successivo, dove prima avevamo la maglia bassa, adesso andiamo a fare il punto allungato. Quindi vedete, qui avevo la prima maglia bassa, vado a fare il punto allungato, e dove invece avevo il punto allungato, adesso vado a fare la maglia bassa sempre in costa. In questo modo, quindi invertiamo i punti. Vedete, qui adesso vado a fare il punto allungato e qui lavoro la maglia bassa in costa. E devo proseguire a lavorare a punto canestro per altri 5 giri. Allora, guardate, ho realizzato tutti i 6 giri in totale, quindi il primo più altri 5, e adesso dobbiamo andare a lavorare 8 giri di maglia bassissima presa sempre in costa. Quindi vado sempre a lavorare prendendo la costicina che ormai siamo abituati, però stavolta vado a fare maglia bassissima.
Vedete? Deve crearsi questo costino. Allora, guardate, ho terminato il primo giro, il vaso si è leggermente stretto e adesso proseguo a lavorare altri 7 giri sempre di maglia bassissima presa in costa dietro. In questo modo, vedete? Quindi senza diminuire il vaso si chiude da solo facendo la maglia bassissima. Non c'è bisogno di fare altre diminuzioni, a meno che voi non vogliate che si stringa proprio di molto di più, però cioè, in questo modello secondo me basta quello che si chiude così, ok? Dobbiamo proseguire per altri 7 giri. Guardate, ho realizzato gli 8 giri di maglia bassissima e adesso andiamo a lavorare gli ultimi 2 giri a maglia bassa, sempre in costa, però stavolta maglia bassa, in modo da fare il bordo del nostro vaso un pochettino più in rilievo. Vedete che si allarga di nuovo. Ok, e realizziamo ancora questi ultimi 2 giri a maglia bassa, dopodiché il nostro vaso è terminato e questo è il risultato. Allora, guardate, ho terminato di realizzare il vaso, quindi questi sono i giri di maglia bassa finali dove vedete che il vaso si allarga di nuovo. Poi sono andata a mettere sul fondo del vaso della spugnetta, quella verde da fiorai, e poi ho incastrato questi fiori che ho trovato e che mi piacevano e che erano abbastanza adatti anche al colore del vaso, e questo è il risultato finale. Ecco, io spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione enorme, ciao!